sentito molta gente, devo dire, rispetto alle spiagge italiane al primo mare. L'acqua è bella limpida, però il fondo non è niente di speciale, devo dire. Sono solo sabbia e sassettini. Questa è la bellissima spiaggia di Koukounarias, sull'isola di Skiathos in Grecia. Sono circa le 10:30 di mattina, c'è ancora poca gente. Sicuramente una delle spiagge più affollate dell'isola. C'è una panoramica. Spiaggia Banana, quella diciamo più a sud. Carnaio. Così bei posti vuoti che ci sono. Lunedì 2 agosto 2010, la spiaggetta di Mandrachi, tira un vento abbastanza forte, come potete sentire dall'audio. Il posto è anche carino, ma bisogna venire quando non c'è sto ventaggio. Mandrachi Beach. Sempre la stessa spiaggetta vista dall'altro angolo, allora si chiama Krifi Amos. Spiaggia Mandrachi, 7 agosto 2010, ore 2:30 del pomeriggio. Sì, c'è un po' di gente rispetto a lunedì che era deserta quasi, però vivibile, molto più vivibile delle spiagge che ci sono a sud dell'isola. Questa invece è sulla parte ovest. Comunque il posto è bello, l'acqua trasparente e penso che se venite qua sarete contenti. Mandrachi Elias Beach. Giorno molto ventoso, quindi c'è qui anche poca gente, saranno le 11. Saranno le 11 di mattina del 2 agosto. Spettacolo veramente bello, con la pineta alle spalle. Qua si può anche mangiare perché c'è diciamo la taverna e poi lì la bellissima pineta che c'è alle spalle. Abbiamo visto anche dei nudisti nella zona qui appena sotto questo sperone di roccia. Si chiama Agistros Beach. Lì c'è una bella spiaggia, purtroppo oggi c'è vento, un po' di ombrelloni ma neanche tantissimi. Sembra di sabbia bella e la cantina dove mangiare qualcosa. Anche perché qui dietro non c'è niente, e poi qui dietro c'è tutta pineta, quindi non è che potete andare a cercare da bere o da mangiare da altre parti. Vista dalla strada sterrata che arriva dalle altre spiagge più a sud della zona Mandrachi, e quella è la zona più a nord dell'isola. Si arriva con la macchina. Ecco la spiaggia di Megalos Azelinos, o Azelinos. Azelinos Beach, Skiathos, ore 13:10, lunedì 2 agosto 2010, praticamente deserto oserei dire, vista la quantità di persone che c'è qua. Mare oggi mosso per il vento, ma anche ieri c'era un bel vento. Lì in quell'angolino lì vicino agli scogli siamo stati riparati, ci siamo bagnati. Azelinos Beach, non so perché c'è la bandiera italiana, poi chiederemo.
c'è un sentiero qui sopra che consente di raggiungerla. C'è un'altra spiaggetta, non mi ricordo il nome, non chiedetemelo, però anche lì è raggiungibile da un'altra strada, o comunque c'è, dovrebbe esserci forse, ma tutto verde, spiaggia. Le uniche due costruzioni che si vedono sono questi posti dove si viene a mangiare. Questa è una piccola baietta, si chiama Cheria. C'è l'acqua verde per i riflessi, un po' delle piante sopra, un po' della sabbia, un po' dei sassi che ci sono sotto. Si arriva qui scendendo da un sentiero. Su questa piccola spiaggettina, di cui ce n'è un altro pezzo qui, come potete vedere, questa si chiama sempre, è sempre Cheria. C'è anche la possibilità di mangiare qualcosa a questa taverna, che mi sembra sulle mappe non sia segnata, o forse era da quell'altra. Comunque qui si può mangiare. Acqua bella calda, è molto bello da vedere come paesaggio. Qui c'è un'acqua che avevo vista prima, forse abbiamo un altro filmato che la faccio vedere, bellissima, non so come ci si arriva, però là c'è una chiesetta e si vede che è giù a picco e quindi forse ci arrivi con una barca. E là in fondo c'è un'altra spiaggia, direi che non c'è nessuno, forse anche là ci si arriva solo con la barca. Adesso c'è la spiaggia dove scenderemo, con un'acqua bella azzurra. E lì Castro. Non dico niente, giudicate voi la bellezza di questo posto. E dico solo l'orario, circa 1:30, 1:40. L'acqua di una trasparenza veramente bellissima. Niente di più rilassante di questo rumore di onde che piano piano si infrangono su questa riva, questa acqua così trasparente. Adesso ci fermiamo anche noi a questa spiaggia. Sarà più bello di Castro? Sì, sarà più o meno simile. Schiatos, spiaggia alla Laria. Ci si arriva solo in barca. C'è un'acqua bella azzurra, anche calda. Dietro c'è la montagna, è ecco il motivo per cui non ci si può arrivare in altro modo. L'acqua è bella azzurra e diciamo che in giro c'è un po' di gente, adesso tanti sono andati via. Spiagge deserte, anche perché difficilmente raggiungibili probabilmente. Anche lì c'è la parete montagnosa dietro e non so se è comodo scendere lì. E qui verso nord, gli scogli, bello! È una delle belle varie spiagge che ci sono su quest'isoletta.